La tecnologia ha rivalutato il concetto di confine. Ci muoviamo ovunque in uno spazio infinito, con strumenti sempre più avanzati, più semplici, più smart. A casa, al lavoro, al parco, di giorno e di notte noi comunichiamo, conosciamo e condividiamo connessi con il resto del mondo grazie ai nuovi dispositivi mobili. Tuttavia, per garantire la sicurezza degli utenti, questi strumenti devono essere utilizzati in modo adeguato e consapevole. Per questo, Poste Italiane ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini sull'utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi mobili. Il nostro smartphone, ad esempio, è molto di più che un oggetto con cui chiamare e inviare messaggi. È il mezzo per vivere le nostre passioni, per essere sempre in contatto con il mondo, per lavorare e gestire la nostra vita. Ma la sua mobilità non lo rende immune dai medesimi rischi che minacciano i nostri computer. Ecco perché anche il nostro smartphone deve essere protetto. Le app, ad esempio. Ce n'è una per ogni desiderio. Ordinare da mangiare, restare in forma, gestire i nostri conti correnti. Prima di scaricarle, leggi le recensioni di altri utenti. Verifica gli autori e utilizza solo market ufficiali. Attento anche alle condizioni d'uso, a quali dati può accedere l'app e con chi li può condividere. Autorizzala ad accedere solamente ai dispositivi necessari sul tuo telefonino. Ad un'app di cucina servirà poco localizzarti col GPS, giusto? Fai un backup periodico dei tuoi dati e non sottovalutare l'importanza del controllo da remoto. Sarebbe bello bloccarli o cancellarli in caso perdessi il tuo smartphone, giusto? Aggiorna sempre il sistema operativo e, insieme all'ultima app di fitness, scarica anche un buon antivirus. Numero della carta di credito, PIN del bancomat o altri dati sensibili, meglio non memorizzarli sul telefonino. Se devi accedere alla tua banca online, meglio farlo tramite una rete Wi-Fi protetta. Se non stai usando il Bluetooth, il Wi-Fi e i servizi di localizzazione, disattivali. Risparmi anche batteria. Non è difficile, vero? Proteggersi è la password di accesso al futuro.